Beffa per la Vastesi ad Aprilia con i biancorossi in vantaggio fino a 6 minuti dal termine per 3-1 e poi raggiunti nel recupero sul 3-3 dei laziali in un finale a dir poco concitato con la Vastese che era rimasta in 10 uomini. Due punti persi per la squadra del presidente Bolami che deve recitare soprattutto il mea culpa per aver gettato alle ortiche un successo che sembrava quasi in cassaforte. Prima emozione al settimo minuto con una punizione di Obodo dei 30 metri per la formazione ospite con la respinta difettosa di Manasse prima del fallo ai suoi danni. Gara subito combattuta con molto gioco a centrocampo e molti falli. Al 17esimo Calabrese cade in area laziale dopo un contatto con un giocatore avversario e con il direttore di gara Gai Di Carbonia che con ampi gesti dice di proseguire. Al 20esimo si infortuna per la Vastese Obodo che deve lasciare il campo a luogo luso. Al 22esimo la formazione abruzzese passa in vantaggio con Bernardi che su cross dalla sinistra porta praticamente vuota, mette alle spalle del portiere di casa, festeggia con i compagni l'avanti aragonese, bravo a farsi trovare pronto all'appuntamento con il gol. L'Aprilia non ci sta e si spinge subito in avanti senza però riuscire a pungere e così al 32esimo arriva puntuale il raddoppio aragonese con Bernardi, questa volta di testa a regalare alla sua squadra il raddoppio. Si mette in discesa il match del Quinto Ricci per la squadra di Massimo Silva, brava anche a non correre praticamente rischi. La formazione laziale accusa il colpo del doppio svantaggio e così si arriva alla fine del primo tempo senza altri acuti. Nella ripresa c'è un avvio morbido degli abruzzesi che al sesto subiscono così il gol della formazione di casa ad opera di Aglietti e con un raso terra dalla destra beffa Abazi, segnando così il gol del 2-1 che riapre la partita. Si rianima la formazione di casa prima di essere però gelata all'undicesimo quando Bernardi approfitta di un buco della difesa laziale andando a segnare il gol del 3-1. Festeggia la tripletta il 19enne giocatore riminese, autore di una grande gara. Gli abruzzesi non mollano la presa tenendo botta agli attacchi degli arancioni di Galluzzo. Al 18esimo standing ovation per Bernardi sostituito da Sorgente. Poco dopo però la Vastese resta in 10 per il secondo giallo a Valeri e l'inferiorità numerica costerà cara poi alla formazione del presidente Bolami. L'Aprilia spinge senza creare grosse occasioni con la squadra di Silva che non corre rischi trovando anzi al 38esimo una buona opportunità con Di Filippo che in area su rovesciata mette il pallone di poco sopra la traversa. Poi il finale che non ti aspetti con il 2-3 di De Marco che approfitta di una ingenuità della difesa aragonese e poi nel concitato finale prima l'espulsione al 43esimo di Esposito per l'Aprilia che rimette la parità numerica in campo tra i giocatori delle due squadre e poi il gol di Ruben Oliveira al 91esimo su punizione per il 3-3 finale che per la formazione abruzzese sarà davvero di beffa. Pareggio beffardo, possiamo dire, a 6 minuti dal termine la Vastese conduceva per 3-1, poi cosa è accaduto in quei minuti finali? Beh, eravamo comunque già da un po' in uno in meno, però effettivamente aveva fatto una grande partita. E lì dopo bastano due palle inattive, una disattenzione, due disattenzioni e butti una partita già vinta. C'è molta delusione, anche se devo fare un plauso ai miei ragazzi per la bella partita fatta. Certo, ci sono questi errori, un po' di gioventù, un po' di inesperienza, come quello che si è fatto espellere a 80 metri dalla nostra porta. Tra l'altro in tribuna non ce ne eravamo neanche accorti. Già ammonito, quindi... È un peccato, mi dispiace per i ragazzi, devo ammettere anche la caparbia reazione dell'Aprilia, però la colpa è la nostra. E tra l'altro oggi c'era stata e c'è stata una grande giornata per Bernardi, 3 gol per il giocatore su cui lei punta tanto, lo voleva far giocare già nelle precedenti esibizioni, oggi ha creduto in questo ragazzo, esatto, l'ha fatto giocare dall'inizio. Esatto, ho avuto... questa intuizione in settimana dove lui aveva fatto allenamenti strepitosi, quindi addirittura abbiamo giocato con 5 under proprio per mettere lui, ma ha avuto grande fiducia, ha ripagato la grandissima e era la prima volta anche, ma mi sa che sono i primi gol che fa a un certo livello. Sono molto contento per lui, però ecco, ora è un momento, c'è molta delusione perché abbiamo le capacità per protestare anche più in alto, ma in 2 partite, prendendo pochissimi tiri, abbiamo preso 5 gol.
c'è un po' di scoramento nello spogliatoio. Beh, in questo momento mi sembra anche giusto, parlando poco, un po' di scoramento, però appunto bisogna lavorare un po' sulla testa, soprattutto dei ragazzi, che devono avere ancora più fiducia nei propri mezzi, anche se hanno dimostrato purtroppo anche un bel calcio, ma visto il risultato dopo c'è delusione. Domenica prossima usiamo il condizionale, si dovrebbe tornare in campo per riprendere la giornata regolare di campionato, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali. Sì, non ci sono comunicazioni ufficiali, noi dovevamo andare ancora fuori casa, però ho letto qualcosa sul protocollo nuovo, vediamo se è attuabile. Protocollo costoso per le società. Però pare che dicono se si fa il tampone, quello rapido, non è costosissimo, se poi anche la federazione, come ho letto, verrà incontro su queste spese. Quindi io spero che si possa continuare, ecco, da subito. Sì, insomma, è sperato, sappiamo il calcio, insomma, fino all'ultimo. Complimenti alla Vastese, sia noi che la Vastese avevamo 5 under in campo. Sentivo prima il mister giustamente che sottolineava 3-2001 per quanto riguarda la Vastese, e anche noi avevamo 5 under, quindi bene così, insomma, finché ci sono under in campo vuol dire che siamo sulla strada giusta. Noi per quanto riguarda ci prendiamo il punto, rimane una prestazione di tipo mentale da andare a rivedere, perché da sotto aspetto tecnico-tattico in queste partite, a parte oggi il primo tempo, fino a certe situazioni, a certi episodi, siamo anche soddisfatti, ma l'aspetto mentale è da rivedere sicuramente.